Ciao, sono Mika e stai ascoltando R101. Mika su R101, dal vivo, in carne ed ossa, carne poca perché è magro, però insomma, ciao, benvenuto Mika. Grazie mille. Caspita, Valeria Sgarella con noi, ciao Vale. Grazie mille, ciao. Che tradurrai dall'inglese all'italiano, dall'italiano all'inglese e anche dall'italiano all'italiano. Mika che parla inglese, francese e capisce anche benissimo l'italiano. Sì. But only because I speak Spanish. Però solamente perché hablo spagnolo. Vabbè, entonces, ragazzi, ma allora io me ne vado, ciao. Mamma mia, è bello, è bravo, parla un sacco di lingue, ragazzi. Beh, senti, allora, intanto bentornato, perché da un po' che non ti si sente, nel senso che dopo questo successo planetario, questa canzone, ti sei preso un po' di vacanza, insomma, un po' di tempo per te, ma avevi bisogno di riordinare le idee? So, it's been a while since... Yeah. Oh, you understood that, try an answer. Did I take a break between everything? Yeah. To kind of... Yeah, have time figure, for myself. Yes. Well, you know, I was on the road for about 2.5 years on tour, and then I finished last July, and I was supposed to take a holiday that lasted about 3 or 4 weeks. That's what I booked in. It lasted 4 days. That's as much as I could do, and I freaked out, and I was like, you know, this isn't the time to take a holiday. I should be getting back into the studio, and after singing the same songs for 2.5 years, I was desperate to kind of change my repertoire. Praticamente lui, dopo questo tour, no, che è durato circa 2 anni e mezzo dello scorso album, voleva prendersi qualche settimana di vacanza. Alla fine questi giorni sono diventati giorni, 4 giorni di vacanza. Allora a un certo punto ha detto, sai, sto impazzendo, a furia di fare le stesse canzoni in tour, sempre, sempre le stesse, ho sentito la necessità di fare un nuovo lavoro finalmente. Ecco, ma un nuovo lavoro in che senso? Cioè un nuovo disco? Un nuovo disco, ah, sì, ecco, sì, in questo sì. Senso qui. Allora, diciamo una cosa, intanto mi piace molto come sei vestito, hai una giacca anni 80 da paura. Did you get... scozzese tutta colorata, bellissima. Posso chiederti di che stilista è, scusami? Huh? Facciamo un po' di pubblicità, glielo posso? Di chi è? Who's it by? It's actually by a Japanese label. Sì? I don't even know what the name is. I found it in a little boutique in Tokyo. Ah, l'ha comprato in Tokyo, è un una piccola giapponese. Boutique di Tokyo, ma bello. Non sa esattamente chi è lo last stilista. Week. Ah, ecco, la settimana scorsa lui. Yeah. Ma scusa un attimo, ma quanto sei alto? Perché sei un Marcantonio Duomo, sei altissimo. I think about 6'4". Poco meno di 2 metri. Just under 2 meters. I don't know. Ecco dove sta tutta quella voce, l'abbiamo scoperto. Scusa, forse un po' di meno. Ma senti, tu. No, 3 meters tall. Let's build a legend. I travel around in one of those zoological, you know, trucks that they use for transporting giraffes and large beasts. Sì, sta cercando di creare una leggenda dicendo che è alto circa 3 metri, che viene trasportato in quelle vetture che di solito sono riservate per i trasporti zoologici. Yeah, my record company are very kind to me. They lay down hay, you know, maybe put a couple of carrots in the corner and some sugar cubes. I'm very happy. Sì, no, perché la sua casa discografica dice molto gentile, quindi preparano per me l'ambiente naturale per cui io che un posso tir, vivere. Quindi. Sì, le isolette di zucchero del prato, insomma. Senti, siccome sei venuto qui a portarci allora uscirà a settembre il nuovo disco che tu hai registrato a Los Angeles perché adesso abiti lì, io direi di sentire subito il tuo nuovo singolo. I recorded in Los Angeles but I don't live there. Non abiti no I live in London. In London. Abiti sempre a Londra? Yes. E perché sei nato? It's a very big difference. Bello, ma perché sei nato a registrarlo a Los Angeles allora? I write in London and I spent 6 months. It took me a year to make this record, since last July till now, so I finished it about 5 days ago. So I wrote for 6 months in London, and then I went back to Los Angeles to work with the same people that I worked on the first album to finish it off, because LA is just the most amazing place. It's a city that is made for making movies and making music. Everything else is a little lonely there in my opinion, but it's incredible for work. Praticamente in breve lui ha composto a Londra e poi è andato a Los Angeles per proprio registrare questo album, perché Los Angeles è una città che va benissimo per il cinema e per la musica, però ci si sente molto soli, quindi a lui non piace, insomma, molto stare. Ascoltiamolo, il nuovo singolo di Mika qui su R101, We Are Golden. We Are Golden, Mika su R101. Il nuovo singolo di Mika che trovate in questo EP. It's like a killer. It's like one of those horror films.
I'm gonna get you. È vero. La voce da film, da thriller proprio. Da film horror. Io non li vedo i film thriller perché ho paura. Mi mette una paura pazzesca, mica. Quindi, ecco. Senti, dicevamo, questo nuovo singolo è contenuto anche e nell'EP e anche nell'album tuo che uscirà a settembre. Ma una cosa, c'è un coro gospel che canta con te. Yeah, I mean, going back to the reason why I went to record in Los Angeles, there's all these people that work there that have made so many classic records. One of those groups of people is the Andre Crouch Gospel Choir, and they're the legendary gospel choir that sang on Man in the Mirror for Michael Jackson and Like a Prayer for Madonna. Sì. Hai detto? Andre Crouch Gospel Choir. Like a Prayer for Madonna? Questa. Yeah. Yeah, I love this song. Keep playing anch'io. It. Troppo bella. Knees, I'm gonna take you there. I remember watching this song when I was younger. Yeah, and me too. I saw the video for the first time when I was young, and I was like, this is the ultimate pop song. Turn it up, it's really good. Turn it up, turn pop, it up. Pop divine, Diego Petta in regia. Sta dicendo di alzare, sì. Ma mica, ma scusami, tu sei dell'83, hai esattamente 10 anni in meno di me. Eri giovanissimo quando è uscita questa canzone, come fai? Yeah, I was young. I was really young. Molto when giovane. How old would I have been? When did it come out, this song? I don't know. Che anno era questa canzone? Do you know? 82? Ah, e quando sei nato tu? So 92, right, 92? No, 80, no. 82. Oh, dicono. 82? Yeah. Oh my God, I wasn't nato. Even born. Mamma mia. I was born in 83. Oh my God. Tesoro. Ma scusa un attimo, allora, ripassiamo un attimo brevemente. God, Madonna's, oh. Madonna è vecchissima. Certo, she's cool, but she's old. 50 anni, 50, eh. She's a great, she's a legend, a lover. Ti piace? You know, I've met her once. I met her once, I had met her for like 15 minutes. It was facciamo great. Un piccolo ripasso perché ha detto tante cose. Allora, praticamente in questo disco che abbiamo appena sentito prima c'è questo coro Andre Crouch Gospel Choir che ha usato Man in the Mirror, sì. Michael Jackson e anche Madonna con appunto esatto. Like a Prayer. E praticamente ci siamo chiesti di che anno sia questo pezzo e lui 82. Ha risposto 82 e ha detto però è vecchissima Madonna, non ero neanche nato io. Infatti è vero. Vabbè, sì. Lui è veramente giovane. Ma senti, tu hai un papà che è nato in America, una mamma libanese, tu sei nato a Beirut, hai vissuto anche a Parigi però, sì. Cioè veramente hai avuto una vita piena di spostamenti. Fra tutti questi spostamenti, qual è stato quello più traumatico, se c'è stato per te? What was traumatic? Yes. Oh. Yes. Oh, I don't know. I mean, I think moving around was great because it gave me this sense of freedom. And it meant that I wasn't ever attached to a particular kind of scene. And I think when you listen to my music now, it's very clear that I never really belonged to any group or scene, and that's why sonically I feel so free to do whatever I feel like doing. I think that the hardest thing for me growing up was probably school. I mean, I hated it with a passion. It was so horrible. Mm. People treated you so badly, and it's just like it's this moment when you realize when you I started to do music, and I realized, oh my God. School's not the only thing in my life, thank God, because I can't stand it. Che tenero. Allora, praticamente lui non si sente attaccato o affezionato a nessun tipo di luogo, si sente molto libero anche dal punto di vista musicale, sente di non appartenere a nessuna scena. Probabilmente la cosa più difficile per lui nella vita è stata la scuola, perché tutti lo trattavano così male, non gli piaceva assolutamente andare a scuola e ha detto a un certo punto, per fortuna la scuola non è l'unica cosa della mia vita. Certo, non deve essere l'unica cosa della vita, però è vero che tu hai iniziato a scrivere le canzoni e le cose che non riuscivi a dire ai tuoi compagni le scrivevi nelle canzoni? Dad, I need a little help with it. Yeah, you started making music in while at school because you wanted to say something to your schoolmates. Yeah, so I could put things in songs that I could never say to anybody's face because if I said it to their face, then they would punch me. But if I put it in a song, they'd sing it. Praticamente si scriveva quelle cose che se avesse detto vis-à-vis a qualcuno l'avrebbero preso a calci nel sedere. Un pugno in faccia. Esattamente. Invece scrivendola nelle canzoni era tranquillo. Un pugno in faccia, la dobbiamo prendere noi perché abbiamo sbagliato. Like a Prayer di Madonna è 1989 e non 82, quindi tu eri già nato e avevi 6 anni. Yeah. Like a Prayer, Madonna is 1989, so you were born at that time already. Okay, so she's not that old. Ecco. Allora adesso ascoltiamo l'altra canzone di Mika, contenuta nell'EP e anche nell'album che sentiremo a settembre, Mika Blue Eyes su R101.